Libia c'è tante cose che non, nessuno, se non l'ha visto, non posso dire che è vero. Loro massano i neri come animali, loro prendono i neri. Loro non prendono i neri come umano, è i migranti. Non solo i neri, i migranti. E loro prendono i migranti, vendono i migranti, prendono i migranti, li mettono in prigione. Massano tanti immigranti in Libia. Questo è pericoloso in Libia, sì, molto pericoloso. Loro hanno detto che loro non possono entrare in Italia. E loro pensano adesso, si ritorna in Libia è la morte. Da dove arrivi? Io sono dal Gambia. E come sei arrivato qua? Quanto tempo fa sei arrivato? Sono arrivato qua con la barca, come loro, in 2016. Adesso 3 anni sono in Italia. Tu sei stato in Libia per quanto tempo? 3 mesi. Sono come dei lager, delle prigioni, sì, vero? Sì, sì, vero, questo è vero. È più pericoloso del lager, perché dentro il lager tu puoi circolare come tu vuoi. Ma dentro questa prigione c'è un piccolo stanza, 800 persone, mixto donne, bambini, uomini, tutti dentro una casa. E questo non mangiamo solo una volta al giorno, finito. Tutti giù, per terra, non c'è niente. E per fare i bisogni, per andare in bagno? È un bagno per 800 persone, immagina come è questa vita, un bagno per 800 persone. Non facciamo la fila, 3 o 4 ore per uno da entrare dentro un bagno per fare i suoi bisogni. E poi come hai fatto ad andartene da lì? Io ho scappato dal prigione e ho andato al Tripoli, alla capitale. Dopo ho lavorato un mese, ho pagato la barca per venire in Italia. Perché se tu entri in Libia, finito, non posso ritornare dietro. Venire in Italia è molto facile da ritornare dietro. È facile scappare? È facile scappare? No, non è facile. Perché per me ho studiato le guardie come loro fanno. Perché alle 3-4 la notte tutte le guardie libiane dormono, lasciano le armi dietro. Ho studiato un mese, tre settimane come loro fanno e ho avuto la porta. Io con 9 amici, dei miei amici, noi siamo scappati. Se ti scoprivano cosa succedeva? Questa è la morte. Direttamente, non c'è compromesso, questa è la morte. Tu hai visto anche persone che sono state torturate, uccise? Sì, uccise dentro mia prigione. 2 persone sono uccise della guardia che guarda la porta con un'arma. Perché loro litigano, lui è venuto, lui ha fatto tutto. Che messaggio mandi ai ragazzi che si trovano sul balcone della Sea-Watch in questo momento? Io dico a loro di avere pazienza e di essere forti. Noi siamo qui con loro e facciamo, noi siamo con loro in solidarietà in tutti i cuori e magari noi abbiamo una fortuna di venire con noi qui e noi preghiamo per loro. E la sesta cosa è di avere la forza di lottare dentro la barca e di avere una pazienza, sì, perché è duro. È una lotta politica, è una lotta che noi incontriamo qui e noi diciamo che loro lasciare loro di venire vivere come umani. Il primo ministro dicono gli italiani prima, ma per me gli esseri umani prima, perché noi tutti siamo esseri umani.